Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Lo sai che negli ultimi mesi la programmazione è un po' sbarazzina, lo è purtroppo anche la mia voglia di leggere e di fare video, però sto recuperando tutte le letture arretrate e sto recuperando anche tutti i video che non ho fatto finora, partendo proprio da questo, cioè il mid-year booktag, quindi un bilancio delle letture di metà anno che teoricamente si dovrebbe fare a giugno, cosa che io non ho fatto. E oggi è il 14 luglio, però stica, purtroppo avendo avuto un blocco del lettore in questi primi 6 mesi dell'anno, includerò nelle risposte anche qualche libro che ho letto a luglio. Chi se ne frega, anche perché per forza di cose, perché no, altrimenti non saprei come rispondere. Allora, partiamo subito con la prima domanda. Miglior libro letto fino ad ora quest'anno? Allora, io rispondo con il primo libro di Hyperversum di Cecilia Randall, letto proprio entro giugno, mi sembra i primi di luglio, e adoro. Sto leggendo la seconda trilogia, però ne parleremo un po' meglio avanti. Questo libro racconta di Ian e Daniel, due grandi amici, il primo appassionato di storia medievale, sta prendendo il dottorato proprio in questo, e il secondo appassionato di un videogioco online, proprio Hyperversum, che gli permette di giocare nella storia, quindi loro potranno decidere dove e quando andare, di qua e di là nella storia. Ian, appassionato di Medioevo, convincerà Daniel, suo fratello e la sua fidanzata e alcuni amici in comune ad andare proprio nel Medioevo all'interno di Hyperversum. Hyperversum li trasporterà proprio all'interno del videogioco, quindi loro si troveranno nel Medioevo, quindi grazie alle conoscenze di Ian, che sta proprio studiando il Medioevo, proprio quel periodo lì per il dottorato, sapranno come agire. Anche se poi, presi dall'ansia, il panico, paura, tutto quello che potete mettere, metteteci, riusciranno poi ad avere la vita che volevano alla fine del terzo libro, dopo diverse disavventure. Vedete quanto è grande il primo, il secondo e il terzo sono più o meno della stessa dimensione, quindi di cose ne hanno passate. Comunque ne parleremo meglio nella recensione, perché io devo dire tutte le cose che devo dire di questo libro, di questa storia in generale. Secondo quesito, seconda domanda. Leggere libro letto fino ad ora quest'anno. È difficile rispondere con un libro solamente. Ne dirò due solamente, perché in realtà sono stata un po' un blocco del lettore e mi hanno bloccato diversi libri. Uno è La speranza oltre le sbarre, purtroppo, letto tra fine 2020 e inizio 2021. E gli altri due, tra l'altro, non mi ricordo neanche gli autori, cioè neanche come si chiamano. Li ho detti tra l'altro anche via, però comunque a questa domanda risponderò dopo perché c'è una domanda. Uno non mi ricordo, è zero, non mi ricordo neanche come si chiama, talmente che mi ha fatto schifo quel libro. Un altro invece è La vita davanti a sé di Roman Gary. Purtroppo non mi è piaciuto, cioè tutti dicono è bello di qua, bello di là, ha una reputazione molto buona. A me non è piaciuto, forse perché l'ho letto nel periodo in cui ero nel blocco del lettore, quindi non mi è piaciuto neanche questo libro. Il terzo neanche ve lo dico perché non me lo ricordo, cioè talmente che mi ha fatto schifo proprio quel libro che mi ha fatto entrare nel blocco del lettore all'inizio anno, ho fatto molto fatica ad andare avanti. Terza domanda: quanti libri hai abbandonato senza averli finiti? In realtà due, La vita davanti a sé appunto e il secondo che non mi ricordo, ve lo giuro, ho rimosso anche il titolo. Però vabbè. Quarta domanda: miglior graphic novel, fumetto, manga letto fino ad ora quest'anno? Allora, in realtà ho scoperto solo quest'anno Zero Calcare, in realtà lo conoscevo già da una vita. Il migliore sicuramente che ho letto suo finora è A Babbo Morto. Io lo amo, ragazzi, lo amo. Però non posso non citare anche 12, cioè, raga, per favore, leggete Zero Calcare, leggetelo così, a fiducia, per favore, fatelo, perché io l'ho letto a fiducia, lo dovete fare anche voi, fidatevi di me. Quinta domanda: quanti libri sono entrati a far parte della tua libreria dall'inizio dell'anno? Allora, li ho contati prima di registrare questo video, dovrebbero essere 24, se non sbaglio, se non ricordo male il conto, 24, compreso graphic novel e libri per bambini, perché ci sta, altrimenti sarebbero 21, 22, tipo così, però vabbè, 24, giusto così per farmi un po' la fregna, no, della situazione, quando, che non sono, perché li ho letti tipo la metà, comunque,
Poi sei, di quanti libri ti sei liberata dall'inizio dell'anno? Tre. Quei tre che mi hanno fatto schifo, che dicevo all'inizio. Sette, quale pensi sarà il tuo prossimo acquisto? Bella domanda, perché la mia wishlist è sempre in aumento, non lo so, di solito vado a sentimento. Spero qualche altro libro di Cecilia Randall, però devo un attimo capire quale e in quale ordine devo comprare gli altri libri, perché non ho capito, cioè fatemi finire un attimo, è perverso, ma poi capirò. E devo recuperare qualche libro di Shelby Carr ancora. Adesso leggerò la new entry dell'autore e poi comprerò anche i restanti. Non me ne dovrebbero mancare molto, tipo 2 o 3. E penso tutti poi i seguiti: Trono di Spade, tantissimi in realtà, tantissimi seguiti. Ottava domanda: libro esteticamente più bello che hai comprato o ricevuto quest'anno? Allora, che ho comprato, penso questo di Shelby Carr. Devo ancora leggere l'Enigma della Camera 622 e poi boh, ricevuti sinceramente nessuno credo. Forse un altro che ho comprato è Hyperversum Unknown, molto super fighissimo, però del resto cioè, gli altri normali insomma mi piacciono, però non sono le migliori copertine esteticamente. Poi, numero 9, libri usciti di recente, non ancora letti, ma che vuoi leggere? Oh, qua ce ne stanno proprio tantissimi, come dicevo prima, qua la wishlist aumenta di giorno in giorno. Harrow la nona, Mistborn, quello sicuramente da leggere. Tra l'altro dovrebbe uscire, o è già uscita, non mi ricordo io quale data è qua. Adios. Una nuova, o comunque deve ancora uscire, mi sa. La nuova edizione di Mistborn mi sembra quella super figa, no? Sto guardando sul sito della Mondadori, credo sia già uscita questa edizione. Non lo so, ragazzi, non me lo chiedete, va bene. E poi The Poppy War, il seguito, che tra l'altro è uscito di recente in Italia per Oscar Wilde, numero 10. Prossime uscite più attese della seconda parte dell'anno? Io non lo so. Allora, io vado a sentimento di solito, quindi non so rispondere a questa domanda. In realtà, i libri che vorrei leggere tipo troppissimo sono già usciti, sono usciti di recente, quindi appunto mi concentro più sulle ultime uscite piuttosto che quelle che devono uscire. Magari quelle ci penserò dopo, insomma. E quando avrò finito soprattutto i primi 2 volumi di The Poppy War, perché lì veramente attenderò il terzo, tipo con un hype assurdo, perché già ce l'ho l'hype. Speriamo che questo hype appunto rimanga dopo la lettura. Poi, quali libri vuoi leggere entro la fine dell'anno? Troppissimi, anche in questo caso, sicuramente i primi 2 volumi di The Poppy War, quelli devo. Poi è che in tempo passa devo recuperare l'Enigma della Camera 622, un botto, devo finire la seconda trilogia di Hyperversum, sono al secondo libro adesso, quindi ci sono tantissime letture che devo recuperare qui in casa, devo recuperare qualcos'altro di Zero Calcare, non ho fatto una TBR in realtà, cioè una mentale che seguirò così come viene random a sentimento, perché vado molto a sentimento, ho abolito di TBR. Perché poi mi obbligo e non mi piace. Mi obbligo, quindi zero. Poi, quanti libri hai letto per ora e quanti pensi riuscirai a leggere in totale quest'anno? Allora, ne ho letti pochissimi, credo 12, dai 12 ai 15, adesso non ricordo quanti ne ho contati prima. Comunque, molto pochi e neanche 20, comunque non arrivo neanche a 20 e spero di recuperare almeno quest'estate. Penso di leggerne tra i 40 e i 50, andrò un po' in difetto quest'anno, e se l'anno scorso avevo letto un botto, no, sto andando un po' indietro, insomma, però va bene, cioè, può capitare, secondo me, soprattutto in questi 2 anni, se l'anno scorso appunto la quarantena mi aveva fatto bene a livello libresco, questa mi sta facendo un po' male, e poi anche altre cose, insomma, tantissime cose messe insieme che, insomma, mi hanno fatto andare molto a rilento. Comunque, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lascio un like, fatemi sapere nei commenti le vostre risposte, vi lascio le domande nell'info box, iscrivetevi al canale se non ancora l'avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima, ciao!